Buonasera. Beh, è bello che questa sera siamo qui per presentare non un libro, ma un podcast. Ed è bello che questo podcast di Sara Poma e Sofia Borri, figlie, sta facendo un tour di presentazioni come fosse un libro, come fosse un... Forse un tempo c'era per i film, col dibattito, però adesso... Il Cineforum. Il Cineforum, però come fosse un libro. E questo ci racconta già qualche cosa. Ci racconta che le narrazioni in podcast hanno molte similitudini con i libri, perché hanno una forza, un'intimità di racconto che ti accompagna, che somiglia molto a quello dei libri. E come nei libri tu con la lettura ti affidi, così nel podcast tu ti affidi nell'ascolto. Questo è un podcast prodotto da Cora, ma di RaiPlay Sound. Qui abbiamo Andrea Borgnino, che è il responsabile. Poi con te parleremo del senso di questi podcast. Allora, Figlie è una storia particolare, è un podcast che contiene cose diverse, sostanzialmente come se incrociasse tre narrazioni, tre libri diversi tra loro. Uno è un libro molto intimo, è un diario di vita intimo di Sofia che incrocia un diario di vita intimo di Sara, e dall'incrocio loro tirano fuori, in questa relazione che si viene a creare, tirano fuori una serie di riflessioni che si incrociano, però che non sono astratte, che si incrociano a una storia. E Figlie è perché al centro della storia c'è la perdita di una madre. Perdita di una madre che avviene in due momenti diversi delle loro vite, ma che in entrambi i casi lascia come tutto un immaginario che in un certo senso è anche da riscoprire. Nel caso di Sofia è una madre che scompare in Argentina. La seconda parte è il viaggio, diciamo, parallelo, perché il primo è un viaggio di due storie private, mentre le storie private, la storia privata di Sofia è una storia che è causata, dipende e incrocia, chiamiamola, la grande storia, cioè la storia degli stati, delle nazioni, delle società intere. E quindi loro è anche un viaggio per cercare di comprendere perché le cose sono accadute, che cosa stava succedendo, come mai la storia ha influito così sulla mia vita e gli ha dato una direzione così forte, così netta. E il terzo, che avendo io seguito dal primo minuto, perché quando tu non sai, ma quando tu le hai mandato la mail, lei mi ha girato subito la mail dicendo: non ci puoi credere che mail ho ricevuto. Quindi io vi seguo dagli albori di tutto. La terza parte era inizialmente vista come forse andiamo, vediamo, facciamo, e invece diventa una caratteristica. Voi dovete ascoltare questo podcast, che trovate appunto su RaiPlay Sound, poi vi spieghiamo come lo potete trovare con grande semplicità e facilità. È un, si potrebbe dire in questo caso, road movie, no, road podcast, cioè è un viaggio, è un racconto di viaggio, con tutti i suoni e le sonorità del viaggio che ci portano dentro questa storia, e nel viaggio che cuce continuamente la storia privata e la storia pubblica. Io, se si può, partirei sentendo un piccolo frammento di podcast dell'inizio della prima puntata. Questa storia per me è cominciata con un'email ricevuta il primo giorno di primavera del 2022. Arrivava da una donna che avevo incontrato diverse volte nel corso degli anni, ma che non potevo dire di conoscere bene. Sofia aveva avuto il mio indirizzo mail perché il suo compagno è stato un mio collega per diverso tempo, e negli anni abbiamo condiviso feste, matrimoni, ricorrenze, cene d'addio. Ogni volta che Simone, il mio collega, si presentava con Sofia, pensavo a quanto sembrava allegra e intelligente e a quanto mi sarebbe piaciuto poterla vedere più spesso, ma per mille banalissime ragioni non è mai successo. In ogni caso, un giorno, dal nulla, Sofia mi ha scritto:
Cara Sara, l'idea di scriverti mi è arrivata da Carla, il tuo podcast che ho ascoltato con gioia ed emozione. L'ascoltavo e pensavo, minuto dopo minuto, ecco quello che voglio fare con la storia di Silvia, mia madre. Perché io conosco una piccola parte della storia di mia madre. Non ho ricordi coscienti di lei e per certi aspetti non so chi è. Forse per spiegarti meglio, devo dirti due parole sulla mia storia. Io sono nata in Argentina nel 1976. Sono stata sequestrata con mia madre Silvia nel febbraio del 78. Da quel giorno mia madre è desaparecida. Mi hanno recuperato le mie nonne e ho vissuto con mia nonna paterna fino a gennaio del 79, quando insieme a mio padre sono andata in esilio in Svezia. E poi sono arrivata in Italia, dove vivo dal 1982. Nella mia vita il tema della memoria è un percorso lungo, davvero mai concluso. E sicuramente il tempo che passa, le persone che conoscevano mia madre che piano piano muoiono, la mia maternità che mi ha rimesso in connessione con lei in un modo nuovo, le mie figlie che mi hanno obbligato a iniziare a raccontare chi siamo e da dove veniamo. Insomma, tutto questo ha aperto una nuova esigenza di memoria. Voglio chiedere una cosa a Sofia. Che ci racconti che cos'è che ti ha spinto a un certo punto a dire questo è il momento in cui voglio fare un po' i conti con la mia storia, in cui voglio provare a tirarla fuori, perché mi immagino che quel momento abbia bisogno di un coraggio, magari uno lo pensa 100 volte, ma poi è come se ti devi tuffare da un posto alto, ci vuole un momento di coraggio misto a così sospendi il giudizio. Che cosa è successo? Perché ti sei messa a scrivere quella mail? Allora in realtà prima di quella mail nella mia vita mi sono obbligata a tanti momenti coraggiosi ma molto solitari, in cui ho preso il coraggio a due mani e sono andata alla ricerca di risposte ma da sola. La differenza di questo salto è stato pensare che non so come dirlo bene, che non volevo più essere sola in questo esercizio di memoria. Le mie figlie non è secondario, il loro sguardo mi obbligava a consegnare una narrazione più privata di Silvia. Ho passato tanti anni a raccontare di lei in mezzo a 30.000 desaparecidos, una cosa che rivendico, lo faccio ancora adesso, però era come se questo pezzo diluisse Silvia come mia madre, solo mia madre tra mille virgolette. E a un certo punto la mail è stato un dirlo a qualcun altro, perché se lo dico a qualcuno poi magari lo devo fare. E devo dire che in questo l'incontro con Sara, l'affidare a qualcun altro un pezzo della mia storia, io l'ho detto in tante occasioni, da sola questa cosa non l'avrei fatta, ma non perché non sono capace, non perché lì non ci sono io al 100%, io ho fatto tutto quello che dovevo fare ripercorrendo questa storia senza paura, però in qualche modo il dialogo con un'altra persona, con qualcuno che ti obbliga a triangolare quelle cose che sono tue, nelle quali magari scavi da anni, che porti su, rimetti giù, ha fatto la differenza e mi ha fatto anche capire che quella che mi sembrava una storia così personale, solo mia, che quel coraggio che mi sembrava servisse solo a me, poteva servire anche a qualcun altro. In questo sicuramente la sensibilità che io ho sentito in Sara ha fatto la differenza, perché erano proprio le mie cose più intime, la mia carne viva, non l'avrei messa in mano a chiunque. Però un po' di fiducia l'ho dovuta mettere. E sicuramente la connessione di un'esperienza comune come quella del lutto materno, sulla quale lei mi ha agganciato, mi ha anche spinto a dire forse io di questa cosa voglio parlarne con qualcuno per fare un passo in più esistenziale prima che di podcast, ecco, prima che di prodotto culturale, proprio esistenziale. E per certi aspetti non sarò sempre grata a Sara, quell'entusiasmo iniziale che ha fatto, che anche un po' mi ha pungolato, mi ha detto guarda che secondo me la dobbiamo fare questa cosa, un po'
ha insistito, ecco, Sara la conosci, non è che è stata è stata delicata come lei, però sicuramente ha insistito. Vedeva un orizzonte che io in quel momento non vedevo. Ero molto abituata a un carotaggio personale, esistenziale, solitario. Che orizzonte vedevi, Sara? Che cosa ti è scattato quando hai ricevuto quella mail? Una mail che ti dice, ti consegna qualcosa di grossissimo. Io insieme a mia madre siamo stati rapiti dai militari. Siamo stati portati via. Poi io ho ritrovato, grazie a un numero di telefono, nel Golfino, ho ritrovato le mie nonne e mia madre non è mai più tornata. Cioè è una cosa che ti toglie il fiato, ricevi una mail di questo tipo. Cosa hai pensato? Cosa hai fatto? Per me quella mail è stata veramente una specie di sortilegio, una specie di magia, perché io ero proprio in un momento in cui stavo cercando un angolo per raccontare la mia storia, la mia perdita, il mio lutto materno, che è un lutto estremamente più comune, anche se è brutto usare questo termine. Io ho perso mia madre di malattia quando avevo 17 anni e venivo da un percorso nell'audio, nei podcast, in cui avevo raccontato due storie nel corso di 2 anni. Una era la storia di mia nonna Carla, che ha scritto un diario, e insomma avevo ripreso in mano questo diario, avevo provato a raccontare la sua vita. E poi un'altra storia era una storia di un'altra donna che non conoscevo, un'insegnante di matematica che nel 72 è scesa in piazza ed è stata la prima persona a rivendicare i diritti per, diciamo, la comunità LGBTQ+, anche se all'epoca non si chiamava di certo così. E da quello è seguito anche un libro. E tutti questi, diciamo, queste esperienze di narrazione a un certo punto mi hanno messo di fronte a una cosa che avevo ignorato fino a quel momento, una specie di voragine che era davanti a me. Mi sono resa conto che tutto quello che stavo cercando di raccontare in qualche modo lo raccontavo per girando intorno a un tema che era la mancanza che mia madre ha avuto nella mia vita. Non so se avevo raccontato quelle storie pensando inconsciamente di raccontarle a lei o di riempire quel vuoto. Quindi volevo, insomma, mi ero resa conto che era arrivato il momento di raccontare la mia perdita, ma certo non avrei fatto un podcast solo su quello, sostanzialmente. Quindi quando è arrivata la mail di Sofia ho pensato, forse ci possiamo incontrare a metà strada, sicuramente io farò 10 passi indietro, perché insomma la sua storia è molto più grande, no? Perché ingloba anche una storia che non è solo quella personale, però forse la sua storia mi permetterà di riflettermi e di riflettere e di dire ad alta voce per la prima volta, di raccontare ad alta voce per la prima volta delle cose che riguardano la mia perdita e che in qualche modo possono probabilmente riguardare la perdita anche di tante persone. Infatti, ecco, una cosa secondo me sorprendente di questo, del viaggio che sta facendo questo podcast, è il ritorno che stiamo avendo, non solo nel presentarlo in giro ma anche nei tantissimi messaggi che ci arrivano. Io avevo un po' paura che questa storia potesse suonare lontana nello spazio e nel tempo, no? Ma forse mettendo in mezzo questo filtro anche di una mia esperienza più comune, vedo che ha risuonato in tante persone che ci scrivono e che in qualche modo ci dicono che il racconto di questa perdita ha prevaricato il senso di solitudine che la perdita di un genitore crea nella tua vita. E questo, insomma, è molto, molto bello. Io sentirei intanto, mi piacerebbe, prima di andare avanti, inserire un pezzetto della grande storia, non grande perché sia più importante, ma semplicemente perché è collettiva. Sentiamo il secondo estratto. È una mattina di settembre nel Rione Monti a Roma. Sono seduta nel salotto di Enrico Calamai, in mezzo a libri antichi e suppellettili che sembrano venire da lontano. Calamai ha quasi 80 anni e nel 1972, quando non ne aveva neanche 30, venne mandato a Buenos Aires dal Ministero degli Affari Esteri a ricoprire il ruolo di viceconsole. Ho voluto incontrarlo perché
per quanto abbia sempre minimizzato le sue azioni, è stata una figura cruciale per chi, reclamando la propria discendenza italiana, aveva provato a bussare alla porta del consolato negli anni della dittatura argentina. In poco tempo si era sparsa la voce che quel giovane console, di nascosto dai suoi capi, era disposto a dare una mano. Fra il 76 e il 78, Calamai ha salvato decine di perseguitati politici, mandandoli in Italia. Eravamo quasi alla fine dell'intervista, quando mi ha raccontato della grave depressione che l'ha colpito una volta terminato il suo incarico in Argentina, nel 1978. Una volta tornato in Italia, Calamai non ha più parlato per più di 20 anni di quello che aveva visto a Buenos Aires, perché, ed è la cosa che più mi ha scosso nella nostra conversazione, era convinto di essersi immaginato tutto. Tutto ciò che è legato all'Argentina è impalpabile, è in qualche modo incredibile, è in qualche modo negabile. Questa è la diabolica abilità strategica, intelligenza strategica degli argentini. Costruire un sistema repressivo spietato e allo stesso tempo indimostrabile. E quindi evanescente. Tutto ciò che veniva portato a termine faceva parte di una realtà notturna, in qualche modo infernale, che di giorno spariva. Io ricordo la gente che veniva in ufficio, i giovani che mi raccontavano ciò che succedeva, e però io uscivo e vedevo una città assolutamente normale. Allora vivevo in due mondi incompatibili l'uno con l'altro. E tutto questo era molto difficile da... Io non sapevo se era vero o era falso. Mi muovevo a istinto. A istinto sapevo che chi mi veniva a trovare mi diceva la verità. Questo lo sapevo. Com'è stato per te questo? Mi chiedo quanto tu, prima di fare questo lavoro, avessi approfondito la storia politica, sociale dell'Argentina, quanto leggevi, quanto ti sei informata, o se è stato contestuale il tuo lavoro sulla memoria personale e anche sul tuo paese di origine. No, in realtà io vengo da una famiglia molto militante nell'attività della memoria. Diciamo che chi è sopravvissuto a tutto questo, la responsabilità di ricordare al mondo che questa cosa è successa, qualcuno se l'è presa, qualcuno ha fatto anche un po' più fatica a farlo, è difficile dopo un'esperienza come questa, che è traumatica a livello collettivo, nelle persone e di tutti. Io per tanti anni sono stata anche molto, come dire, presente a quel dovere di memoria collettiva. Ho avuto anche la fortuna, ho viaggiato tanto in Argentina negli anni dell'adolescenza e della prima giovinezza. Sono stata in Argentina quando nasceva Hijos, per esempio, quando nasceva il gruppo dei figli dei desaparecidos. E per me è stato un riconoscermi, uno specchio in vedere qualcuno che aveva vissuto un'esperienza come la mia, che qua in Italia non trovavo in nessuno. Però era tutta sbilanciata sulla dimensione politica di rivendicazione. La storia argentina ha passato tanti anni di tanta impunità e di tanta necessità di prendersi nelle strade lo spazio di ricordare che quelle cose erano successe e non, come dice Calamai, erano l'invenzione di qualcuno. Quindi avevo questo portato nel affrontare questo viaggio con Sara, e sono molto felice che Figlie racconti, sebbene un po' in filigrana questa parte, perché poi per me era importante veramente andare alla ricerca di Silvia, madre, donna, militante, perché lo era, però anche di quella dimensione privata, perché è quella di cui io mi sono sempre sentita più orfana, perché era molto difficile ricostruirla in mezzo a delle persone traumatizzate che facevano un po' fatica a parlare, non so, del piatto preferito, di qual era la sua musica preferita, a mettere la narrazione di Silvia, di mia madre, nella quotidianità.
figlie in qualche modo è come se avesse un po' riequilibrato questi due racconti, e un po' mi fa bene al cuore sentirlo quando lo sento, perché dico è giusto che ci sia quella testimonianza, perché Silvia è una delle 30.000 desaparecidos, se io lo rivendicherò ogni volta che posso, e allo stesso tempo è giusto che ci sia la sua compagna di liceo che dice che gli piaceva Mina ed era muitana, e forse è quel ricordarci che quelle sono persone, e quelle storie delle persone, che è successa alle persone, e in questo il dovere della testimonianza ti pone in prima persona, a me qua viva, alla quale è successa una cosa con la S maiuscola, e la S maiuscola è fatta di 30.000, 60.000, perché poi se consideriamo tutte le famiglie, tutte le persone coinvolte, persone con le storie loro private alle quali questo è successo. Grazie. Sara, per te, che tu cosa, che cos'era per te l'Argentina? Cioè, già c'avevi un o è stata una scoperta completa? No, in realtà no, beh, è stata intanto una scoperta meravigliosa quando siamo state là, ma poi magari avremo modo di parlarne meglio. No, era un paese verso cui ho sempre avuto una fascinazione, ma più una fascinazione da Wikipedia, mi viene da dire. Poi la cosa insomma veramente particolare è che insomma da noi è molto più, abbiamo molta più familiarità con quello che è successo in Cile qualche anno prima, insomma sono usciti banalmente anche solo qualche anno fa il documentario di Nanni Moretti, anche per il fatto che quello che è successo in Cile è stato in qualche modo molto più dirompente, visibile, no? E quello di cui parla Calamai in questo frammento che abbiamo ascoltato è molto impressionante, perché in qualche modo è come se ho imparato poi, ricostruendo questa parte, che i dittatori argentini hanno fatto tesoro, no? Di quanto clamore l'esperienza del Cile ha avuto in Europa, e quindi hanno proprio attuato questa strategia per agire, per costruire questi due mondi paralleli in qualche modo. E sicuramente per me una delle complessità più grandi di questo lavoro è stato far entrare anche questo livello, no? Che, come dicevi tu prima, è anche alla base un po' della motivazione del viaggio che ha fatto Sofia, cioè cercare di capire come è stato possibile che nel cuore della notte lei e sua madre venissero separate per sempre, no? Cosa effettivamente fosse successo. E potete immaginare che chiaramente la storia dell'Argentina, non solo della dittatura, ma la storia che ha portato alla dittatura, la storia del Novecento, è veramente complessissima, e io avevo dall'altra parte una struttura che è quella del podcast, che comunque ha un formato, poi insomma Mario lo sai meglio di me, ci possono essere puntate da un'ora e mezza, ma io insomma volevo tararmi su un format un po' più digeribile. Poi non ne abbiamo mai parlato con Andrea, che magari avrebbe anche apprezzato le puntate da un'ora e mezza. Una puntata da due ore e mezza, esatto. Su tutto quello che, esatto, non volevi sapere sulla dittatura, esatto, argentina, e non l'hai mai chiesto. Il terrorismo è e quindi quello che ho cercato di che per me era importante fare era provare a mischiare anche questa parte storica con un po' di prospettiva personale in qualche modo. Quindi è stata naturalmente preziosissima la testimonianza di una persona come Enrico Calamai, che è stato lì, ha visto con i suoi occhi, ha pagato anche le conseguenze di quello che ha visto e di quello che non è riuscito a fare, no? Insomma, ha salvato tante persone, ma insomma agendo di nascosto dai suoi superiori, e quindi lasciando indietro anche, immagino, tante altre persone. E poi invece nella prima puntata si poneva il tema di provare a raccontare il peronismo, non tanto il peronismo ma anche la storia di Perón, che è insomma spinosa e complicatissima. E quindi lì ho provato, insomma, a un certo punto mi è venuta quest'idea, Sofia aveva uno dei pochissimi cimeli della sua famiglia, perché poi magari ti racconterà lei anche di quanto è difficile avere effettivamente dei cimeli fisici che risalgono a quegli anni, era un piccolo quaderno che sua nonna le aveva scritto quando lei
aveva 12 anni, 13 anni, in cui le raccontava la storia di Silvia, di sua madre, da quando era nata, quando si era iscritta all'università. È un quaderno di una decina di pagine. Io, insomma, mi sono presa la libertà di prendere questo quaderno e prendere spunto dal quaderno e provare a immaginarmi che cosa vedevano gli occhi di Silvia mentre crescevano e assistevano al susseguirsi di colpi di Stato, a un paese che diventava sempre più, dove l'ingiustizia era sempre più evidente, dove in qualche modo anche quindi si formava la sua coscienza politica. Insomma, per me era molto importante mischiare queste due prospettive. Sara ha detto una cosa che mi ha fatto venire in mente, che all'inizio lei era titubante, mi ha detto: ma ti dà fastidio che io mi immagini tua madre che faccia questa operazione di... E un po' rispondendo alla tua domanda di prima, io in realtà quando l'ho letta quasi gli sono stata grata, perché io non ho, quanto ti manca qualcuno così tanto da sempre e per sempre, fai fatica a immaginarlo. Non lo permetti neanche. No, immagini e questa cosa ti spezza il cuore, vedi più quello che non c'è di quello che c'è. E quindi è stato come un regalo, è come se io avessi visto un po' un mini film di Silvia bambina, di Silvia che andava alle superiori, e in questo se non le avessi con fiducia affidato questa storia non mi avrebbe restituito questo regalo. Andrea, senti, due cose. Uno, che cosa è che a te subito ti ha convinto a produrre questa storia, a sposarla? Ma guarda, la risposta è così. A me 2 anni fa è stato affidato questo compito fantastico, ma anche ingrato, di fare tutti i podcast della RAI. Con tra l'altro una cosa, un incarico del tipo: ma c'è un piano editoriale, cioè devo avere un target? No, fai tu. Quindi io sono andato naturalmente per passioni e ho provato a seguire, a immaginare quello che... sono andato a vedere quello che la RAI di buono faceva nel passato, la radio, i grandi documentari, mi viene in mente Zavoli, Aldo Salvo, e loro cosa raccontavano? Delle grandi storie su quel confine che hai detto tu, il personale, il privato e il pubblico, cioè la grande storia e la piccola storia. Io conoscevo già Sara per i suoi 2 podcast, e questa storia incredibilmente ha il potere di andare a coprire tantissimo il privato, perché è una storia di empatia, è una storia di affidamento tra loro due, e invece racconta una storia complicatissima come quella dell'Argentina in un modo semplice, perché lo fa intanto andandoci dentro. Io, quando abbiamo fatto la prima presentazione al Salone del Libro, ho usato i road movie anch'io, cioè Thelma e Louise, che meno male finisce meglio. Però quando io ho ascoltato il podcast ho avuto la stessa sensazione, queste due che partono, e è la sensazione che non sai bene dove vanno, che è il road movie migliore, dove, cioè, magari finisce pure male. No, è andata benissimo. Quindi per risponderti, anche soltanto vedendo, era un PDF con 6 paginette, quello che abbiamo visto quel pomeriggio mi avete presentato a Milano, veniva fuori una storia che aveva i canoni che il servizio pubblico, uso questa parola, che è una parola importante, perché appunto tutto quello che fa la RAI è pagato dalle persone e dovrebbe essere qualcosa che restituisce alle persone. Questa è una storia che restituisce tantissimo, e si vede con il road tour infinito che continuano a fare, si vede con le telefonate, quando gli passo un contatto di un festival dopo mi chiamano, sono state, cioè comunque appunto crea un'empatia che ti fa capire che è una storia che funziona. Te lo saresti aspettato questo? Sì, cioè, ti saresti aspettato che un podcast potesse avere questo viaggio anche no, nel questo paese. Viaggio così lungo no, però vedendo i lavori precedenti di Sara, non lo so, ha un dono questa persona che ho di fianco, ha un dono di riuscire a andare a scolpire le storie in un modo che trasportano, passano. E per ricollegarmi a quello che tu hai detto all'inizio dei libri e del podcast, la magia di questa storia è che forse, se uscirà, non lo so, un giorno il libro di figlie, non penso che riuscirà a costruire quella chimica che c'è dalla prima puntata, che è un affidarsi, è un prendersi per mano, andare a scoprire una storia scomoda, cattiva, brutta,
ma e renderla disponibile e farla vibrare nelle orecchie delle persone. È la magia del podcast. E tra l'altro mi hai fatto ridere perché molto spesso, secondo me, chi fa i podcast si dimentica di questa libertà di fare la puntata da 4 ore dove racconti la storia della Centina, che sarebbe anche bello. Sarebbe bello riuscire a usare questa libertà in una maniera, poi magari non l'ascolterebbe nessuna quella. Non lo so, io per me invece sempre quando noi facciamo anche questa Academy con Cora in cui insomma cerchiamo di condividere un po' di esperienza, e nella mia lezione c'è proprio il tema abituati a rinunciare, per me, perché per me è tanto un atto di rinuncia, e in questo podcast in particolare, perché ecco una cosa che ho scoperto dell'Argentina è che gli argentini sono logorroici, quindi siamo tornate con ore di registrazioni che sono state di cose anche importantissime e splendide, però insomma nella mia testa c'era sempre anche la necessità di arrivare al punto e non diluirlo troppo, cioè di asciugare, sì, di trovare l'essenziale, sì. E tornando un attimo, questo qui però è un grande, secondo me, dono e segreto, quello dell'essenzialità, perché oggi, diciamoci la verità, tante serie televisive sono totalmente diluite perché servono a fare tante puntate, tante serate, e senti, se tu hai un minimo di tensione per la storia, senti che la storia è tirata per le lunghe perché deve durare. Da questo punto di vista il podcast ha se vuoi un pregio, che appunto le puntate possono essere, non devono essere tutte della stessa lunghezza, e quindi possono essere della lunghezza necessaria, della lunghezza giusta. Poi se uno volesse provare la cosa di fare una puntata, inserire una puntata da 2 ore, chissà. Non l'ha fatto nessuno, in Italia non lo fa nessuno. Abbiamo, se vuoi fare la long version. Io in questo anche mi sono affidata, perché ci sono state delle contrattazioni, diciamo, tra noi rispetto a... appunto perché poi in Argentina abbiamo raccolto tante testimonianze con una generosità che io non mi aspettavo per certi aspetti, quindi un po' l'idea di aggiungere pezzi o anche di alcune interviste non le abbiamo proprio messe. Io a un certo punto mi sono proprio affidata per 2 motivi, uno perché un po' egoisticamente io le mie cose le avevo, il mio pezzo, come avevano riverberato in me quegli incontri, è un pezzo mio, e che comunque riuscivo a restituire nel podcast senza far sentire tutte le testimonianze. E dall'altra parte, appunto, è il suo mestiere, non è il mio. In questo noi abbiamo, secondo me, trovato un buon equilibrio, che non è che ha fatto una gerarchia del chi decide cosa, ma che ognuno ci ha messo proprio il pezzo di quello che voleva di se stessa fino in fondo. E alla fine, sì, in realtà potremmo parlare per ore di figlie, perché è come un pop-up, dietro ci sono ognuna di quelle puntate a aneddoti, cose, però rimane anche di quelle cose che ne puoi parlare con le persone incontrandole in questo road, no, questo... Allora, visto che parlate di questo, sentiamoci il pezzetto sul viaggio. Alla fine è successo davvero. Un paio di mesi dopo aver mandato un messaggio vocale con il fiatone a Sofia e Ilaria. Ilaria è la mia fidata collaboratrice che mi sta aiutando a tenere insieme i pezzi di questa storia. Il volo verso Buenos Aires che sarà di 13 ore e 35 minuti. Dopo la volta meteorologica buona, nell'ultima 2 ore un po' di turbolenza, ma... Siamo salite tutte e tre su un aereo e abbiamo attraversato l'Oceano Atlantico. 14 ore dopo siamo atterrate a Buenos Aires. L'aereo di Buenos Aires, lo senti l'aereo? Ma Sofia è appena arrivata a Buenos Aires, già parla in Argentina, switchato subito giustamente sull'Argentina. Com'è quest'area di Buenos Aires? Descrivila, perché non c'è mai stato. Allora, mi verrebbe da dire frizzante se non fosse una parola un po' abusata per l'aria, però è pulita, è forte, ti entra nelle narici. Un po' antica, non lo so, oggi qui è particolarmente nuvoloso. Oggi sembra quasi l'Inghilterra, Invece io, sì, invece io sono abituata, di solito un cielo molto azzurro, anche il cielo è molto impattante perché è l'azzurro del mare, perché siamo vicini al mare. Sì, è un'aria
per me è un po' l'aria di casa, devo dire la verità. Anche se è lontana, poi alla fine questa è sempre un po' casa. Per me la prima impressione di Buenos Aires è stata confusa, probabilmente condizionata dalla notte passata in aereo e dalla pastiglia che avevo preso per dormire. Siamo partite da un autunno italiano preoccupantemente caldo e siamo arrivate all'altro capo del mondo, dove tecnicamente doveva essere primavera e invece si moriva di freddo. In verità è stato così solo quel primo giorno, dopodiché la primavera è esplosa e ho finalmente potuto vedere il cielo di cui parlava Sofia. Tengo un compagno della primaria che era di apellido Gómez. Ah sì? ¿Vos de dónde sos? De Buenos Aires. Sì, sì. Nosotros somos de la... Ma già in quel primo viaggio in taxi ho cominciato a intuire alcune cose che nei giorni successivi si sarebbero palesate come rivelazioni. In Argentina tutto è come ingigantito, dilatato. Le strade sono aperte, larghe e sterminate. E anche gli argentini in qualche modo sono così. La loro voglia di parlare è enorme, la loro curiosità infinita. Per 2 settimane avremmo navigato dentro un desiderio di raccontare che sembrava accomunare tutti, dall'autista che ci stava portando nel nostro alloggio di Buenos Aires fino alle persone che ci avrebbero via via parlato di Silvia. Scusa Sofia se mi permetto questa cosa, ma dov'è casa per te? Queste sono quelle domande che agli sradicati è sempre un po' difficile fare. E io ho sempre detto che quando sono in Argentina, gli argentini che poi sono super patriottici mi dicono vabbè ma tu sei nata qua, tu sei argentina, proprio con bisogno di... Sono in Italia, poi ho questo accento milanese evidente per cui è vabbè ma tu sei cresciuta qua, sei italiana, le persone... Poi ho un cognome italiano per cui mi mimetizzo. Io devo dire che non ho mai voluto scegliere, questa cosa è stata molto faticosa in certi momenti perché è come se è molto lontana l'Argentina, è un posto dove non puoi tornare spesso, quindi tutti i viaggi che io ho fatto sono sempre stati dei viaggi molto intensi dove io tornavo a vivere una vita che avrei potuto vivere, a vedere strade nelle quali avrei potuto vivere, a conoscere persone che avrebbero potuto essere importanti nella mia vita e invece a causa del naufragio, come lo chiamiamo noi, non lo sono state. E cercavo di nutrirmi perché lì è un tema di identità anche. Chi sei? Da dove vieni? E quindi io avevo bisogno di quel pezzo lì. Poi tornavo qui e penso che succeda a un sacco di persone che magari anche dalla Puglia a Milano, non lo so. Un po' tutto questo io lo mettevo in un cassetto, passo anche da questo viaggio, passo un paio di settimane un po' rivoltata come un calzino, con picchi di grande nostalgia, di grande tristezza, e poi metto tutto in un cassetto perché è troppo faticoso e doloroso mettere queste cose nella mia vita di tutti i giorni in relazioni che non sanno che cos'è l'Argentina, che non vivono quella grana lì, che non sanno che gli argentini sono fatti così, a cui fa schifo il mate, a cui le medialunas che io ho provato a rifilargli tutto il tempo dicendo sono la cosa più buona del mondo, lei sono dei croissant. Io, ma come dei croissant? Ma tu non capisci niente, come che sono chiami? La mia Madeleine, medialunas, guai a chi dice che sono, guai a chi dice che sono dei cornetti. Sì, sono dei piccoli croissant, ma c'è qualche argentino in sala? No, dei piccoli croissant molto piccoli con una fragranza molto particolare, un sapore molto particolare, in più che si comprano per forza a mezze dozzine, uno non te lo puoi comprare. Ah sì? Questo fa tutto un risuono in un modo diverso. Tu sai che è pieno di argentini Torino? Beh, è il mondo, sì. No, sì, no sì. Ma Torino e Rimini in particolare. Sì. Dopo la pandemia, Torino e Rimini sono piene di argentini perché molti giovani hanno pensato che di fronte a una crisi economica ancora più pesante di provare a venire in Europa. E l'Italia è il paese che ha questa legge del 1913 che permette, se tu hai un AVO, e tantissimi argentini hanno un AVO italiano, e quell'AVO non aveva rinunciato al passaporto, se tu ricostruisci lo stato di famiglia e fai richiesta in Italia, puoi avere la cittadinanza.
La procedura però in tutta Italia, in tutti i comuni, ha una serie di cose. Per esempio devi portare il certificato di morte del tuo avo, ma che magari è morto nel 1906, e devi portare il certificato di morte dell'avo. Torino e Rimini non chiedono il certificato di morte dell'avo. Quindi c'è, tanto che a Buenos Aires c'è un'agenzia immobiliare specializzata solo negli affitti di Torino e Rimini, per gente che viene qua. Sì, sì, l'ho scoperto lo scorso anno. Per esempio, avete presente la pizzeria Michele in Piazza Vittorio? Ecco, la scorsa estate su 14 persone che lavoravano lì, 7 erano argentini, argentine e argentini. E quindi anche al Bicerin, il proprietario del Bicerin ha la casa a Buenos Aires e la ragazza che vi serve il Bicerin è di Buenos Aires, anche lei. Quindi devi venire a Torino, che è la città argentina ormai. Comunque io avevo questa preoccupazione nel portare Sara e Ilaria con me, lo dico, perché in qualche modo nessuno è mai venuto con me in Argentina, a parte il mio compagno, che vabbè, siamo insieme da 20 anni, a un certo punto l'Argentina io dovevo far vedere, le mie figlie una volta sola. E un po' questo, non so voi come siete quando invitate qualcuno a casa vostra, è un po' quel senso del sono la padrona di casa, e in più io so che è un bel posto questo, io so che si sta bene, io so che, però è anche un paese matto, disperato, un po' strano, e quindi un po' mi sentivo questa responsabilità di portarle lì, e allo stesso tempo che loro fossero in grado di leggere quello che c'era, di restituirlo dall'altra parte dell'oceano. Ed è andata molto molto bene, loro erano molto predisposti in ascolto, e anche chi ci ha accolto proprio le adotta. Ancora adesso mi scrivono come están las chicas, perché Sara Ilaria era las chicas, la estrañamo mucho, perché poi gli argentini sono molto appassionati. Tu dici vabbè, adesso non è che ti posso credere che l'hai vista 3 ore un pomeriggio e tu dici mi manca tanto, sembra un po' tanto, però io gli giro questi messaggi dicendo guarda che gli manchi tanto a Carmen o a mia cugina Belen. Io sento la mancanza di Alfonso. Sì, 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 decisamente. Di tornare in Argentina. Sì, sì, ma anche di molte delle persone che abbiamo conosciuto. Beh, è stata davvero un'esperienza incredibile. Immagino che lo sia a prescindere, perché fra l'altro il caso vuole che in quel periodo che eravamo lì c'erano 2 ragazzi che conosco che stavano facendo un viaggio di vacanza e ci scambiavamo impressioni ed erano molto simili. Noi abbiamo avuto il plus che siamo veramente entrati in casa delle persone, cosa che però immagino non essere così, diciamo, avere la possibilità di fare un viaggio che è anche un viaggio nella storia con una motivazione forte è diversa e cambia. Volevo chiedere ancora una cosa a te, Andrea. Tu sostanzialmente costruisci, come tu hai detto, senza un piano editoriale predefinito. Sì, speriamo non arrivi domani, insomma, magari me la sto tirando, domani mi dicono di fare soltanto circo e nani e ballerine. E D'Annunzio. Sì. Questa è una brutta battuta. La tua è una brutta battuta. Esatto. Allora, volevo capire questo. Come tu, nello scegliere le storie, perché per esempio lui ha prodotto quest'anno, ha deciso di fare 2 storie di Cora. Una, molto diverse. Molto diverse molto tra diverse. Loro, perché una è questa che vi abbiamo raccontato questa sera, Figlie, e l'altra che presentiamo domani sera a Milano si chiama Le 2 volte che sono morto, ed è di uno scrittore che si chiama Paolo Nori. Non so se avete presente Paolo Nori, è uno scrittore che scrive molto di Russia, ha fatto un libro molto noto su Dostoevsky lo scorso anno. E Paolo Nori, vi racconto questo aneddoto. Quando venne da me a parlarmi che voleva fare un podcast, venne a proporre un podcast su Dostoevsky. Poi ci parlò, poi ho detto se mangiavamo un panino, siamo andati a mangiare il panino, e lui mi ha detto: ma tu eri, mi sa che eri tu direttore di Repubblica quando io sono morto, quando avete scritto sul sito che io ero morto. E io ho detto: oh mamma mia. Dice: no, perché voi avevate scritto che io ero morto, perché lui era stato investito 7-8 anni fa da uno che andava a consegnare le pizze, e l'aveva investito perché c'era la pioggia, quello non l'aveva visto, l'ha investito, lui ha picchiato la testa e è andato in coma. E quindi dice: Repubblica aveva scritto che io ero morto. E io dopo, quando poi mi sono ripreso ed ero a Bologna in Piazza Maggiore, la gente mi vedeva e diceva: guarda quello,
fratello come assomiglia al povero Nori che è scomparso. E qualcuno diceva, ma lei sembra Paolo Nori. Lui diceva, sono Paolo Nori, ma è risuscitato. E poi mi dice, e pensa che era la seconda volta che ero morto. Dico, in che senso? Perché un'altra volta, poveraccio, ha avuto un incidente con l'auto. L'auto ha preso fuoco. Incidente terribile. Un incidente, cioè, pazzesco. Lui è ustionato, non so se sul 60 o 70% del 60, corpo. 60% sì. Del corpo. E lo ha tirato fuori una persona che abitava in una casa che dava sulla strada dove è stato l'incidente, che è corsa sotto, ha aperto la portiera dell'auto in fiamme e l'ha tirato fuori. E mi dice, quella volta l'ADN Cronos, l'agenzia, scrisse che ero morto. E mio fratello chiamò mia madre prima che le arrivasse la notizia, le disse, ho una buona notizia e una brutta notizia. E lei disse, no, dimmi, qual è la brutta? La brutta è che Paolo ha avuto un brutto incidente in ospedale, è ustionato. Ah, e la buona qual è? No, che scrivono che è morto, ma invece non è ancora morto. Allora, io gli ho detto, ma questa è una storia fantastica. Cioè, questa è una storia fantastica. Dobbiamo fare il podcast su questo. E lui si è buttato dentro e ha fatto questo viaggio fantastico in cui è andato a ritrovare tutte le persone, da quello che lo ha salvato, il medico, gli infermieri, gli amici, suo fratello, come l'ha raccontato sua madre, e ha ricostruito questa cosa qua dicendo che questa cosa simpatica. Sono stati i due momenti in cui sono stato più famoso nella mia vita. Allora, voglio chiederti, come ti è preso di scegliere due storie così diverse e nessuna delle due è quello che teoricamente viene considerato quello che funziona nei podcast, cioè le storie crime, le storie nere, i casi di cronaca nera? Sì, ma proprio in verità proprio per quello, nel senso che se io penso a cosa dovrebbe fare la RAI, il servizio pubblico, di nuovo, nei podcast, non dovrebbe per forza fare la stessa cosa che fanno tutti. Cioè, i crime, voi li fate meno i crime, ma gli altri li fanno tantissimo. Tutti fanno i crime, li fanno benissimo. Perché andarsi a combattere? Già dobbiamo combattere in televisione, perché comunque noi abbiamo metà canone e metà pubblicità, e quindi dobbiamo fare le stesse cose, dobbiamo fare ballando, la RAI deve fare ballando sotto le stelle. Perché neanche nei podcast devo fare ballando con il crime? A questo punto, visto che mi è stata data grande libertà, spavaglio le carte e provo con storie che giocano sull'empatia, cioè sul fatto che tu, quando ascolti una storia in audio, se la storia funziona, l'aggancio è molto più forte, molto più. È come un libro, è come quando esci da Oppenheimer che sei rincoglionito dopo 3 ore di cinema. Questa è stata la mia. E tutte le due storie, la storia di Sava e di Sofia in un modo, e la storia di Novi. Io oggi ho riascoltato il podcast di Novi, che esce stanotte a mezzanotte in treno, ed ero sconvolto, in verità, quanto lui si è messo in gioco, come si è messa in gioco Sofia. C'è una persona che racconta le due volte che è morto, ma soprattutto che va a scavare nei suoi rapporti personali. Ti dice che con un fratello, lui è il secondo di 3 figli, con un fratello non è che ci va molto d'accordo, ma ci va a parlare. Cioè, è un lavoro di ricerca del personale che funziona, cioè, che funziona. Ed entrambe le due storie, ripeto, erano due PDF, quindi non è che io avessi la possibilità di sentire né quello che racconta Novi né quello che raccontano Sofia, però trasmettevano tantissimo. È andata bene, poteva andare anche male comunque. C'è un dato però che le accomuna, e che tu hai detto la voce, questa cosa qua, ed è l'autenticità. Funzionano, forse anche troppo. Però cioè, funzionano. È una le cose... roba proprio che ti può fare anche male. Sì. Cioè, ti può fare... Oggi io, quando ho ascoltato l'ultima puntata di Nori, lui dice un grazie alla fine a chi l'ha salvato, che io su sto freccia rossa c'avevo i brividi. Quel grazie è una cosa che non lo so, vabbè, lo ascolterete domani. È capitata una cosa strana recentemente in un paio di occasioni, perché è vero che c'è tutta questa esplosione di crime. Io, per esempio, e anche Sofia, credo, e forse anche tu, Mario, ne abbiamo parlato una volta, apparteniamo a una micro percentuale del mondo che sta male ad ascoltare quelle storie. Io sono circondata di persone invece che si rilassano.
Mia moglie si addormenta ascoltando le storie crime, cioè proprio la cosa di massima rilassatezza per lei. E mi è capitato recentemente un paio di persone che conosco che mi hanno detto no, so che hai fatto questa cosa, mi hanno detto che è molto bella, ma cioè mi fa stare troppo male. Però magari 5 minuti prima avevamo parlato dell'ennesimo podcast crime che questa persona aveva divorato, no? E in me si crea uno strano cortocircuito, perché oltretutto io penso che questa sia è una storia molto intensa, ma non è una storia disperata, non so, no, come dire, noi ne parliamo anche spesso. Lo dico di sempre, questo, no? A me non interessava raccontare la mia come una storia disperata. Non mi interessava proprio, penso che non serva in primis a me, non serve alla memoria di Silvia, mia madre, e non serve alle persone che l'ascoltano. È una storia molto forte, molto intensa, e anche nella decisione di condividere le cose le più dolorose. Io sono stata e non ero mai stata nella mia vita nel luogo dove io e mia madre siamo state sequestrate. Io non c'ero mai stata prima. E sapevo che era Mar del Plata, in quella città forse c'ero stata una volta per caso e non c'ero mai andata, e sono andata con Sara e ho amato e ho deciso e ho sentito che il suo tocco rispetto a che cosa valeva la pena di raccontare, dell'intensità di quella cosa, per restituire autenticità, per far capire l'empatia, ma non per, come dire, mettere sul piatto proprio le mie viscere, che cosa quella cosa mi ha impattato, che se vuoi me lo chiedi te lo racconto, ma è diverso da prenderlo in presa diretta e rimetterlo in un podcast perché sia di tutti. E questa non è una storia disperata, perché anche perché riesco a fare figlie, anche perché me ne faccio di quelle cose. E io credo che la chiave della memoria, e lo dice benissimo la mia amica Anna Laura nella terza puntata alla fine, è che noi abbiamo il dovere di raccontare quello che ci hanno fatto, perché poi lì è anche il nucleo, no? Di dire, restituire quello che è successo, ma la cosa più potente è raccontare tutto quello che abbiamo fatto dopo quello che ci hanno fatto, tutto quello che è successo dopo, compreso decidere che con Sara e Ilaria prendevo un aereo, andavo dall'altra parte del mondo, gli mettevo in mano le mie cugine, le mie amiche più care, facevo quel pezzo di strada. E ti assicuro, Mario, che persone che mi vogliono bene erano molto preoccupate. Ma sei sicura? Ma chi è questa qua? Ma vai lì a far sta cosa? Ma starei bene? Mia cugina, noi siamo partite dalla Prida con mia cugina e siamo andate a Mar del Plata, e lei era preoccupata. E io mi ricordo che gli ho detto: guarda, non ho paura di niente, sono pronta, qualsiasi cosa succederà, e non sono sola e sono con qualcuno che non ne farà una storia crime di questo. Con il massimo rispetto per le storie crime, qua non stiamo facendo... Però ecco, restituiamo il valore della vita che vince la morte. Bene, vi ringrazio a tutti, ringrazio soprattutto voi. Grazie Sara, grazie Sofia, grazie Andrea. Grazie. Ah no, come spiegate bene come dove lo possono sentire, come lo posso sentire, che passaggi devono fare. Vabbè, il passaggio più facile, per chi ha uno smartphone può scaricare l'app di RaiPlay Sound, oppure scrivere RaiPlay Sound su Google, lo trova, e scrivere dentro figlie. Oppure scrivere figlie, tanto viene fuori. Ma se scrivi figlie è il primo risultato di Google, sì, sì. Cioè, oltre il termine. Io queste cose non le faccio, ma che bello. E poi tra l'altro aggiungo che la cosa incredibile di figlie è l'onda lunga. Per chi fa podcast, l'incubo che i podcast partono e poi muoiono, brutto dirlo. E invece figlie c'ha... Non i podcast di Cora. Sì, cioè figlie c'ha un'onda lunga che devo dire è la gioia. Sì, sono come il vino, durano un sacco. Sì. Grazie a tutti, buona serata a tutti, grazie.